Buonasera Gassani. Oggi sono andata a quell'altro negozio cinese che è vicino all'Esselunga di Via di Novoli e quello che c'è anche il piano di sotto dove c'è tutti i cibi cinesi, tutte le cose più strane. Va bene, io ho comprato alcune cosine sia nel piano di sotto che nel piano di sopra, le faccio vedere. Ci sono tantissime cosine stranissime, prodotti cinesi veramente particolari. Ci sono addirittura biscottini di Pikachu, patatine varie, però non li ho presi perché non mi fidavo molto, mi sembravano troppo pieni di zuccheri, non si sa bene, sai, quei biscottini un po' colorati così. E vabbè, ho comprato un po' di rovetta. Ve lo faccio vedere. Ho scelto qui il bagno perché ho sempre paura che mi si scarichi il cellulare. Siccome non è molto nuovo, è di 3 o 4 anni fa, e si scarica molto presto. Probabilmente, non lo so, sai, non è più tanto nuovo. Ora i cellulari dopo un anno o due sarebbero già da buttare, poverino. Mi sono tagliata i capelli, erano troppo lunghi, speravo che li abbia fatti bene, così. Bene, guardiamo un po' cosa ho comprato, Allora, ho preso questa penna a più colori, che mi ricorda molto le elementari anni 70, per scrivere con i vari colori, pellicce da sottolineare qualcosa. Io scrivo sempre, sempre, tanto, tanto, tanto. Sto ancora scrivendo la vita dei papi. Devo un po' indagare cosa hanno fatto tutti questi papi. Ho scoperto delle cose molto interessanti. Devo però finire, devo un po' indagare tutte le mie varie faccende. La Miss Marple è ancora in corso. Quindi ho bisogno di tutte penne un po' colorate così per sottolineare, così un po' mi piace. Allora, al negozio cinese ho preso questi soliti, che ce n'erano tantissimi, però questi si trovano anche ai supermercati normali, devo dire la verità. Le cose più particolari mi erano troppo care, poi ho detto alcune cose mi fidavo poco, quindi ho preso questa roba qui, poi ho preso questa scatolina sempre del riso cinese, basta aggiungere l'acqua calda e si mangia. Allora, devo dire che al negozio cinese ci sono più che altro cinesi a comprare questa roba qui, però ho trovato anche delle ragazze italiane, però tutte giovani, tutte persone giovani e di più ragazze, ragazzi, maschi si fidano meno, vogliono più il mangiare di mammina. Certo non viene la donnina anziana a comprarti questa roba, ecco, naturalmente. Vedo tutti i ragazzi anni, fino agli 80, anni 90, insomma, più o meno, sai. Anzi, io sono anche troppo vecchia, diciamo. Già non si fidano quelle della mia età, insomma. E poi ho preso questi fazzolettini della Tempo, però questi non c'entra nulla con il mangiare cinese, sempre al negozio cinese, ma al piano di sopra. Così, insomma, costano poco. I fazzolettini mi servono sempre, le salviettine per qualsiasi cosa. Ecco, poi ecco, del negozio cinese al piano di sotto ho preso questi biscottini di riso. Speriamo che siano buoni per la colazione, dovrebbero essere leggeri e non fanno male, e se non dovrebbero essere male. Sono carini, guardate bellina la confezione, ecco, questi sono un po' particolari e non si trovano alla normale Coop, Esselunga, Simpli, fidati, insomma. Quindi questo è piuttosto raro, insomma. E bisognerebbe quasi lo assaggiassi con voi, ma ho la mascherina e quindi come si fa? Si fa lo stesso, vediamo un po'.
aspettate, allora sembrano un po' i pavesini, sembrano un po', ricordano i nostri pavesini, vediamo se assomigliano i sapori ai pavesini. Ma che si potrebbe fare un tiramisù con questi? Ma siccome il tiramisù si fa con Savoiardi, ma ci sono delle ricette anche con i pavesini, un tiramisù cinese si potrebbe inventare. Insomma, vediamo se assomigliano al sapore dei pavesini. Dunque, che poi ho scoperto ci sono dei Savoiardi sardi, che sono enormi, delle schiorbe così, lunghe così, e si potrebbe fare un bel tiramisù con i Savoiardi sardi, semmai. Allora, assaggiamo. No, non c'entra nulla con i pavesini. Guarda se mi devo mangiare. Assomigliano, sai, a quegli snack di loro, al granchio, gli snack quelli orientali che vendono ai normali supermercati, salti pesci, che è sta roba? No. Non so, ma non dovrebbe esserci il pesce. Sembra quegli snack bianchi, delle apericene un po' giappominchia, vario dei giovani, delle ragazze giappominchia che mangiano sta roba. Dunque, non ci dovrebbe essere il pesce, ma so di pesce. Biscotti croccanti, farina di frumento, olio di palma, zucchero, amido di mais, glucosio, sale, polvere di salsa, di soia, sempre sta soia, maltodestrina, sale, proteine idrolizzate di soia, estratto di lievito, eccetera. Il pesce non ci dovrebbe essere, ma il sapore è quello. Di quegli snack di pesce, delle apericene, delle giappominchia. Vabbè. No, ma non è adatto. Non è adatto al caffè la mattina. Sembrano quasi. Lo sai anche a quale? Lo sai a quale assomigliano anche? Ci sono quelle gallette di riso tonde, biologiche, assomigliano anche a quelle, ecco, è un misto di quelli snack che ho detto al pesce e quelli tondi, quelle tonde, come si chiamano, quelle gallette tonde, c'è anche della Scotti, che infatti c'è il riso probabilmente, ecco, sono snack questi. Che sono terribili, però no, io credevo fossero all'uovo dolci tipo pavesini, invece non sono da mangiare, sono da mangiare così come snack. Ok, vabbè, non è proprio quello che volevo, comunque vabbè, no, non sono male, vabbè, li mangio magari tipo patatine, ecco, che vi posso dire, non per i biscotti la mattina a colazione, no, non mi ispirano, scusate, ma vabbè, perlomeno non si ingrassa. Poi ho preso queste mollettine colorate, perché le uso, vanno via proprio come il pane, perché mi si rompono, come chiudi pacco. Poi ho preso delle altre penne rosse, nere, insomma così, per scrivere. Faccio veloce, ho paura che mi si scarichi. Poi vabbè, ho preso questo per la nettezza, rosa, alla fragola, roba trash, insomma trash, ci vuole anche questo. E poi, per la differenziata, diciamo, e poi ho preso, sempre per rammentare il giappo,
Ho preso questo detersivo al Sapura giapponese, guardate, bellino per lavare i piatti. E sentiamo un po' Sakura giapponese, è buonissimo, questo non è da ingoiare, ma è da, insomma, come liquido, ma è da lavare i piatti, ok? Benissimo, e saluto ancora dottor Stranamore Thomas, mi hai chiesto se mi piace la cioccolata. Sì, certo, mi piace la cioccolata calda, sono golosa, però non mi ha fatto molto bene. E la cioccolata a me non solo mi fa malissima denti, ma mi fa anche a volte male proprio lo stomaco, perché poi la prendo di pomeriggio la cioccolata calda e a volte proprio passo una nottata allucinante. E quindi non mi fa benissimo, però ogni tanto, Dunque ci sono tantissimi, cioè ci sono delle cioccolaterie a Firenze, no, tantissime. Ce n'è una per esempio vicino al Duomo, che vende tutte cioccolate da fare in tazza e anche cioccolate così, e di tutti i tipi possibili e immaginari. Purtroppo in centro devo stare con la mascherina 2 o 3 ore e non so se ci potrò andare. Se no, una volta lo compro e poi te le farò vedere, diverse cioccolate. Poi ci vogliono questi, sono care. Vabbè, ciao ciao, se no mi va via, mi si scarica. Ciao 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 ciao.